Il 23 agosto 1971 nasce a Besana in Brianza Demetrio Albertini. Centrocampista ordinato, senza fronzoli, conosce l'azzurro poco più che ventenne, convocato da Arrigo Sacchi. Nel 94, non ancora 23enne, partecipa ai mondiali statunitensi. Negli USA fa la sua parte nella finale con il Brasile, trasforma con freddezza il suo rigore. Purtroppo non basterà. 4 anni dopo, in Francia, è anche un suo errore dal dischetto a pesare sull'eliminazione ai quarti per mano dei padroni di casa transalpini. Tra i due mondiali sono incastonati i 3 gol di Albertini in azzurro. Il siluro contro la Croazia è certamente il più bello. La punizione, deviata da Aldair al torneo di Francia contro il Brasile, il più famoso. La sua grande delusione rimane la finale degli Europei del 2000, persa al Golden Goal contro la Francia. È l'ultimo evento internazionale cui prende parte, visto che 2 anni più tardi un infortunio gli impedisce di partecipare al mondiale nippo-coreano. La sua carriera azzurra dice 79 presenze e adesso, per Albertini, l'impegno è fuori dal campo nel ruolo di vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.